Avanti! Ehi! Mamma mia! Buongiorno, signore, buongiorno! Io ho un problema! Già, accomodatevi, e poi mi scusate. Mio figlio mi sveglia ogni mattina. Questo è vostro figlio? Sì. E si sente un orologio. Lui? Sì. E beh, come fate a capire che si sente un orologio? Perché fa cucù. Cucù. Fa le strade vecchie. Veramente? Sì. Fai sentire al dottore. È come se fossero scaricate le batterie. Da me che devo fare io? Sapere che cosa posso fare, sono preoccupata. Dovete comprare le batterie in uso, signore. Che fritto se c'è, mamma mia. Marco D, da quanto tempo? Oh, che Mario, che piacere rivederti. Ma piacere è tutto mio, ti vedo troppo contento. Come mai? Lo sai, mi sono fidanzato e Covid permettendo mi sposo pure. Sto Covid c'è proprio tutti scatole. E niente, è una bella ragazza e anche molto seria, capirai, ma di questi tempi è un po' più matura di me. Matura? E quanti anni c'ho? No, 68, più maturo. Azza, maturo, che sei fracido. Avanti. Buongiorno, dottore. Buongiorno, signor, prego. Vi ho portato le analisi. Ah, sì, le avete fatte in settimana? Sì. Come vi dissi, va bene. Vediamo i risultati. Ecco qua, vediamo un poco. Scusate, signore, un attimo solo, piacere, non dite nulla. Pronto? Oh, è il dottore? Sì, chi avete chiamato? Scusa, sono il dottore, che vi serve? Dottore, scusate, ho bisogno di una mia moglie ha la febbre, che devo segnare? Ah, delle supposte, sì, vanno bene. Via anale, supposto via anale. No, dottore, io sono via Garibaldi 12. Senti, lui stai in casa, pure a via Marconi, ma io sto ciò da fare, c'è anche una signora nello studio. Scusate, mi chiamate dopo, scusate. Io avete visto, questo le supposte la moglie non le deve mettere, ma lo rispondeva a modo mio. Oh, fatemi vedere un poco. Ah, globuli rossi. Siamo un po' in guaiatelli qua. Vediamo dottor, qua. Come sto? Signor, come state? Aspettate, voglio dare un altro colesterolo. Mamma mia. Che devo fare? Signor, che dovete fare? Volete un consiglio? Volete un consiglio proprio spassionato? Fate testamento, signor.